È iniziato tutto come nella più classica delle storie moderne. Un'app, una corrispondenza, una connessione. Non è niente di insolito oggi passare una serata a scorrere foto su Tinder, sperando di trovare qualcuno con cui avere un po' di conversazione, magari una cena se tutto va bene. Ero single da un paio di mesi, reduce da una relazione finita male. E in un misto di noia e curiosità, ho pensato di provare di nuovo la piattaforma. Il primo paio di match è stato come sempre. Chiacchiere banali che si spegnevano in poche ore, incontri che alla fine non si concretizzavano, volti che sbiadivano in un mare di profili anonimi. Ma poi è comparsa lei, Lily. Ricordo ancora la sua foto profilo. Era attraente, ma in un modo sottile. Non era il tipo di bellezza che ti colpisce subito, ma piuttosto quella che cresce dentro di te mentre osservi i dettagli. I capelli lunghi e neri, gli occhi grandi e verdi, un sorriso che sembrava nascondere qualcosa di misterioso. C'era un'aria di autenticità nel suo profilo, cosa che mi ha attirato immediatamente. Ho fatto swipe a destra, senza grandi aspettative. Pochi minuti dopo, ho sentito il telefono vibrare. Match. Il suo messaggio è arrivato quasi immediatamente. Era semplice, quasi timido, come se non fosse abituata a quel tipo di piattaforma. Mi disse che trovava il mio profilo interessante, che sembravo diverso dagli altri. Mi fece piacere sentirlo. Anche se sapevo che era il solito complimento che si lancia all'inizio di ogni conversazione. Però c'era qualcosa in lei. Il modo in cui scriveva, la scelta delle parole. Sembrava genuina, sincera. La conversazione con Lily era diversa. Non si limitava alle solite domande preimpostate. Cosa fai nella vita? Quali sono i tuoi hobby? Andavano più in profondità. Parlavamo di arte, musica, delle nostre paure più intime. Lei sembrava capirmi in un modo che nessuno aveva mai fatto. Non so esattamente quanto tempo sia passato, ma in breve mi trovai completamente assorbito da quelle chiacchiere. C'era una sorta di connessione immediata. Un'intimità che sembrava crescere senza sforzo. Le nostre conversazioni andavano avanti per giorni e giorni, e poi per settimane. Parlare con Lily divenne parte della mia routine quotidiana. La mattina, la prima cosa che facevo era controllare se mi avesse scritto. La notte, le nostre chat andavano avanti fino a quando uno dei due non crollava dal sonno. Non ci eravamo ancora incontrati di persona. Eppure sentivo di conoscerla meglio delle persone che vedevo regolarmente. Era come se ogni parola scritta rafforzasse questo legame invisibile tra noi. Ma col passare del tempo le cose iniziarono a prendere una piega strana. Lily iniziò ad essere più presente. Le sue attenzioni, che all'inizio mi facevano piacere, cominciarono a diventare soffocanti. Se non rispondevo subito ai messaggi, me ne inviava altri, chiedendomi dove fossi, cosa stessi facendo, perché non le rispondevo. All'inizio non ci feci troppo caso, pensando che fosse solo molto presa dalla nostra conversazione. Ma poi cominciò a diventare inquietante. Un giorno, mentre ero al lavoro, il mio telefono vibrò. Era Lily, come sempre, ma il messaggio che lessi mi fece gelare il sangue. «Perché non sei a casa? La tua macchina non è parcheggiata fuori?» Mi bloccai. Non avevo mai detto a Lily dove abitavo, né le avevo mai parlato della mia macchina. Non risposi subito. Mi alzai dalla scrivania e mi guardai intorno, cercando di calmarmi. Probabilmente era solo uno scherzo. Dopo qualche minuto le inviai un messaggio di risposta, cercando di mantenere un tono leggero. Ma la sua risposta successiva fu ancora più inquietante. «Ti ho visto stamattina uscire di casa. Stavi indossando una camicia blu, vero?» Sentii il cuore battere forte nel petto. Indossavo davvero una camicia blu quella mattina. Mi alzai di nuovo dalla scrivania, cercando di respirare profondamente, di convincermi che fosse solo una coincidenza. Ma c'era qualcosa in quelle parole che non riuscivo a scrollarmi di dosso. Era come se mi stesse guardando. Decisi di non risponderle più. Bloccai il profilo e cancellai i messaggi. Pensai che fosse finita lì. Forse avrei ricevuto al massimo qualche messaggio da numeri sconosciuti. E poi tutto sarebbe passato. Ma mi sbagliavo. Nei giorni successivi cominciarono ad accadere cose strane. Ogni volta che uscivo di casa avevo la sensazione di essere osservato. Sentivo un'ombra costante dietro di me, come se qualcuno mi stesse seguendo. Un paio di volte notai una figura femminile in lontananza, ma quando mi voltavo per guardare meglio, spariva tra la folla. Era come se fossi costantemente controllato, sorvegliato da qualcuno che non potevo vedere. La paranoia iniziava a consumarmi. Cominciai ad evitare di uscire di casa se non strettamente necessario. Eppure quella sensazione non se ne andava. Una sera, mentre ero a letto, sentii dei rumori di passi provenire dall'esterno della mia finestra.
Mi alzai di scatto cercando di non farmi prendere dal panico. Mi avvicinai lentamente, facendo attenzione a non fare rumore. Scostai leggermente la tenda e guardai fuori. Il mio cuore saltò in un battito. Lì, in piedi sotto il lampione, c'era una figura femminile. Non riuscivo a vedere il suo volto, ma sapevo che era lei. Era Lily. Rimasi immobile, incapace di muovermi mentre la osservavo. Era come se stesse aspettando qualcosa o qualcuno. Dopo qualche minuto si voltò e scomparve nella notte, lasciandomi solo con un terrore crescente. Non riuscivo a capire come fosse arrivata fino a lì né cosa volesse da me. La mattina successiva trovai un biglietto infilato sotto la porta, scritto a mano con una grafia che riconobbi immediatamente. Perché non mi hai salutata? E poi le cose peggiorarono. Ogni giorno trovavo qualcosa di nuovo fuori dalla mia porta. Un fiore, una foto di noi due, foto che non avevo mai scattato. Una sera trovai anche una ciocca di capelli neri identici ai suoi, legati ad un nastro rosso. Era come se stesse cercando di insinuarsi nella mia vita in ogni modo possibile, distruggendo ogni barriera tra noi. Decisi di fare quello che qualsiasi persona razionale farebbe in una situazione del genere. Contattai le autorità, raccontai tutto quello che mi stava accadendo, ma senza prove. Non potevano fare molto. Non avevano foto né registrazioni, né segni evidenti che qualcuno fosse entrato nella mia casa o avesse danneggiato la mia proprietà. Tutto sembrava sfumare in una vaga storia di paranoia. Mi consigliarono di installare delle telecamere di sicurezza e di stare attento, ma nulla di più. D'altronde avevo anche cancellato le conversazioni. Le telecamere sembravano una buona idea, almeno inizialmente. Le installai in punti strategici intorno alla mia casa, sperando di catturare qualche prova della presenza di Lily. Ma ogni mattina, quando le controllavo, non c'era niente. Nessuna figura, nessun movimento sospetto. Eppure ogni giorno continuavo a trovare quei segnali. I fiori, le foto, i capelli. Era come se Lily conoscesse esattamente i punti ciechi, così da evitare le telecamere. Poi una notte accadde l'inevitabile. Mi svegliai di soprassalto. Il cuore che batteva furiosamente nel petto. Avevo sentito qualcosa, un rumore. Proveniva dall'interno della casa. Mi alzai dal letto, il sudore freddo mi colava sulla schiena. Prendendo coraggio, presi una torcia e cominciai a camminare lentamente verso il corridoio. Le ombre sembravano muoversi lungo le pareti, distorte dalla mia immaginazione. Il rumore era costante, un fruscio leggero come se qualcuno stesse camminando con passo lieve. Mi diressi verso il soggiorno, il cuore in gola. Raggiunsi la porta, mi bloccai. Il fruscio era più forte. Non riuscivo a capire da dove provenisse esattamente. Con tremore della mano, aprii. Lì, seduta sul mio divano, c'era Lily. Non so come fosse entrata, né da quanto tempo fosse lì. Non disse una parola. Mi guardava con quegli occhi verdi, profondi e immobili. La stanza sembrava rimpicciolirsi attorno a noi. Il silenzio diventava insopportabile. Eppure non riuscivo a muovermi. Il mio corpo era paralizzato dal terrore. Quello che accadde dopo è ancora confuso. Un vago ricordo di paura e oscurità. La mattina dopo mi svegliai nel letto, il corpo dolorante, la mente annebbiata. Ma Lily era sparita. Non c'era nessuna traccia di lei, nessun segno di effrazione, nessuna prova che fosse mai stata lì. Pensai che forse mi ero immaginato tutto, che fosse solo un incubo frutto della mia paranoia. Ma quando andai verso la porta d'ingresso trovai qualcosa che mi fece gelare il sangue. Un'altra ciocca di capelli neri legata ad un lastro rosso posata delicatamente sul tappetino di casa. Il ritrovamento di quella ciocca, con il suo solito nastro, segnò l'inizio di un lungo e oscuro processo di ricostruzione mentale. Lily, o almeno la figura che conoscevo come tale, aveva smesso di apparire fisicamente nella mia vita. Ma era come diventata un'ombra che non potevo scrollarmi di dosso. Sentivo ancora il suo sguardo su di me, anche se non c'era più. Mi sentivo perseguitato. Le settimane successive trascorsero in una spirale discendente di paranoia e insonnia. Ogni piccolo rumore mi faceva sussultare. Ogni ombra mi sembrava un segnale del suo ritorno. Cominciai a fare delle ricerche, disperato, nel tentativo di trovare un senso a tutto quello che mi stava accadendo. Volevo sapere chi fosse veramente Lily, da dove venisse, e perché sembrava avere una così malata ossessione nei miei confronti. Fu durante una di queste notti insonnie, seduta davanti al computer,
che decisi di cercare tra i miei vecchi ricordi scolastici. Non so perché mi venne quell'idea. Un'intuizione, probabilmente. O semplicemente la mancanza di idee. Tornai indietro con la memoria, fino ai tempi dell'asilo. Un periodo che avevo quasi completamente rimosso. E fu lì che la verità iniziò ad emergere. Tra i vecchi annuari e le foto di classe, il nome Lily non c'era. Ma un altro sì. E mi colpì come un pugno allo stomaco. Samantha Willows. Non avevo pensato a lei per anni, decenni. Ricordavo vagamente una bambina silenziosa e timida che frequentava il mio asilo. Sempre da sola in un angolo del cortile, sempre con lo stesso sguardo rivolto verso terra. E ricordavo anche come in quegli anni fossi stato crudele con lei. Ero parte di quel gruppo di bambini che la prendevano di mira, che la ridicolizzavano, facendola sentire esclusa. All'epoca non ci avevo dato troppo peso, ero solo un bambino. Pensavo si trattasse solo di giochi innocenti. Ma non lo erano. Con il proseguire della ricerca trovai articoli che riportavano il suo nome. Samantha si era tolta la vita prima di entrare alle scuole medie. Non riuscivo a crederci. Il bullismo di cui ero stato complice, forse senza nemmeno rendermene conto, l'aveva spinta a un punto di non ritorno. Ma c'era di più. In uno degli articoli lessi qualcosa che mi fece venire la pelle d'oca. Samantha aveva una sorella più grande, di nome Lily Willows. Ricordavo vagamente anche lei, silenziosa e protettiva nei confronti della sorellina, che spesso veniva a prenderla a fine giornata. Non ci avevo mai prestato troppa attenzione, ma ora tutto assumeva un senso, un significato agghiacciante. Lily non era una sconosciuta, non era una ragazza incontrata casualmente su Tinder. Era la sorella di Samantha, la ragazza che avevo contribuito a tormentare. La ragazza che si era tolta la vita a causa del bullismo, del mio bullismo. Quella Lily che mi avevo ossessionato, perseguitato, non era comparsa dal nulla. Era sempre stata lì, in attesa del momento giusto per vendicarsi di quello che avevo fatto. Aveva costruito la sua intera identità attorno a quell'odio, usando Tinder come uno strumento per insinuarsi nella mia vita. Ora tutto aveva senso. Le sue attenzioni soffocanti, il suo controllo ossessivo, la sua presenza costante. Non era mai stata interessata a me in quanto persona. Quello che voleva fare è farmi vivere il terrore, la solitudine, la stessa che avevo fatto provare a sua sorella per anni. Voleva che lo sentissi, quel senso di impotenza che aveva travolto Samantha, fino a portarla all'estremo gesto. Rimasi seduto al buio per ore, sopraffatto dalla consapevolezza del mio ruolo in tutto questo. Ogni piccolo segnale che Lily mi aveva lasciato, le ciocche di capelli, i fiori, le foto inesistenti. Era un pezzo del puzzle che mi stava costruendo attorno. La mia punizione era vivere con il peso di ciò che avevo fatto. Lei non aveva bisogno di uccidermi o di farmi del male fisico. Mi stava lentamente distruggendo dall'interno, alimentando la mia paranoia, il mio senso di colpa. Alla fine capii che non ci sarebbe stato un confronto finale, nessun dramma culminante. Lily aveva già vinto. Il suo obiettivo non era uccidermi o farmi del male. Voleva che fossi io a consumarmi, distruggermi da solo, sotto il peso del rimorso e della paura. Il suo volto e la sua presenza erano solo un riflesso del passato, un passato che avrei voluto cancellare. La verità, però, è che non si ci può liberare dalle proprie colpe, non importa quanto lontane siano. Il passato trova sempre il modo di tornare a galla. Lily, con la sua ossessione per me, non era altro che un fantasma di quella verità. Un'ombra che non mi avrebbe mai lasciato. Ero destinato a vivere il resto dei miei giorni con la consapevolezza di ciò che avevo fatto, mentre la sua presenza rimaneva silenziosa e invisibile, ricordandomi il prezzo del mio passato. Non ci sarebbe stata mai redenzione, solo la costante paura che un giorno potrei riaprire la porta e trovarla lì. Non avevo mai voluto affrontare davvero il problema. Come tutti mi ero detto che certe cose appartengono a un tempo lontano, quando si è troppo giovani per capire il peso delle proprie azioni. Ma seduto al buio, in quella stanza, con il nome di Samantha Willows ancora lampeggiante sullo schermo del computer, la verità cominciava a rivelarsi come un macigno insopportabile. Non c'è redenzione per ciò che ho fatto. Nessuna scusa o nessun rimorso tardivo potrà mai riportare indietro Samantha. E Lily lo sapeva.
Il suo scopo non era farmi chiedere scusa. Voleva che vivessi ogni giorno con il peso di quel senso di colpa, proprio come sua sorella aveva vissuto ogni giorno con il peso del nostro bullismo. Sono solo e non c'è via di fuga. Anche se Lily non si facesse mai più viva, io so che non potrei mai esserci pace per me, che il fantasma di Samantha continuerà a perseguitarmi, proprio come Lily ha fatto con me e come io ho fatto con lei. E la parte peggiore è che me lo merito. Se attualmente o in passato sei stato vittima di bullismo, ricordati sempre che non c'è alcuna vergogna nel chiedere aiuto e nel denunciare quanto ti sta accadendo. Il bullismo non è mai giusto, non va giustificato. Se ferisce i tuoi sentimenti è sbagliato. Se si denigra e umilia qualcuno o si fa sentire qualcun altro piccolo, questo è sbagliato. Parla con la tua famiglia, con insegnanti o con un amico e scoprirai che la situazione non è così nera come credi e che è possibile venirne fuori. Se vuoi sostenere il mio lavoro, ti invito ad iscriverti al canale, lasciare un mi piace e condividere questo video con i tuoi amici. In descrizione troverai anche tutti gli altri canali di Arsenico Nero, su cui ti invito a seguirmi. Come sempre, se hai una storia che volessi venisse letta, non esitare a contattarmi. Grazie per l'ascolto.